c'è una ragione ben precisa, perché oltre a essere due grandi interpreti, hanno iniziato proprio a cantare insieme, studiando all'Accademia della Scala, che all'epoca era una cosa difficilissima, a loro giovanissimi, dopo selezioni estenuanti, sono stati scelti. Perciò, e questo poi li ha fatti volare in una carriera strepitosa. Noi ci siamo incontrati nel 1955, avendo vinto il concorso per essere ammessi alla scuola di perfezionamento del teatro alla Scala. Chi dirigeva allora la scuola della Scala era il maestro Giulio Confalonieri, equivale a dire il più grande critico che c'era in Europa, possiamo dirlo, no? Un pianista formidabile, un uomo che conosceva tutto della musica, un uomo che si permetteva le esecuzioni delle opere di Malipiero, di parlare forte in teatro, perché la sua musica di Malipiero non gli interessava, un uomo che andava alla Scala con un altro personaggio molto caratteristico, che si chiamava Giulio Paternieri, col fischietto, perché quando l'opera non piaceva lui era uno di quelli che fischiava col fischietto da vigile, perché voleva manifestare sia il suo applauso sia il suo disappunto a delle cattive esecuzioni. Siamo stati favoriti da avere avuto come maestro, come direttore della scuola, un uomo di questo grande valore. E con la signora Bianca Maria Casoni, che per me è la Bianchina, perché il teatro gli abbiamo voluto tutti bene e l'abbiamo sempre chiamata la Bianchina, abbiamo studiato proprio assieme per più di un anno Il Barbiere di Siviglia di Rossini, un'opera che poi ci è capitata sul collo per tanti anni. Io non so la signora quante recite ne abbia fatte, io ne ho fatte 273 di Barbieri, e lei sulle 400 recite, perché io andavo anche un po' in altri campi, oltre che per il Barbiere. La signora è stata pronta con la voce prima di me, perché io avevo una voce... Comunque, i nostri trascorsi sono abbastanza simili, perché anch'io ho fatto tanto Rossini, quindi ho fatto tantissime recite di Barbiere in Siviglia, tantissime di Cenerentola. Anch'io ho spaziato in altri campi, ho fatto Werther, ho fatto la Norma, ho fatto il Cherubino, Cherubino, eccetera. Ecco, quindi oggi ci ritroviamo per rivederci un po' più giovani, insomma, e anche perché, per quanto mi concerne, sono qua, tengo un master class dove ho appunto degli allievi che poi vi saluteranno alla fine di questo nostro incontro. E canteranno delle canzoni, ognuna una canzone del proprio paese, diciamo, e quindi sì, una giapponese, una coreana, una irlandese e poi un ragazzo italiano.